Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Nuova settimana in vostra compagnia, lunedì 26 aprile, 12:31 minuti, sempre qui in diretta su Milano All News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Apriamo subito la nostra puntata andando a vedere il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale, in diretta sulla nostra città, grazie ad Arianna, il vaso di Wise Air che ha un sensore per cui può darci in tempo reale il dato del PM2,5 che in questo momento su tutta la città di Milano, grazie al nostro vaso che vedete sul nostro terrazzo, ma anche ad altri 100 vasi in giro per la città, ci danno una rete cittadina che ci dà un dato di 14 microgrammi per metro cubo, che è appunto il livello di PM2,5 che in questo momento c'è sulla città di Milano. Come vedete, numero verde, quindi significa che è un'aria respirabile, una buona aria, per fortuna, insomma, si tira anche un po' di venticello, quindi si sta sicuramente pulendo, ma staremo sempre a vedere nei prossimi giorni come si evolve. Apriamo la puntata, anche se lunedì, lo sapete, di solito si parla di calcio, ma Catrino Rosa arriverà fra pochissimo perché insomma cerchiamo comunque di dare spazio anche a quello che succede giornalmente e pochi giorni fa ci chiama una nostra carissima amica ma una graditissima ospite di Milano News che è Sabrina Schillaci per raccontarci un po' le vicissitudini che stanno vivendo in questo momento i caregiver. Chi sono? Ma insomma, sono quelle persone che devono prendersi cura dei propri cari quando questi magari sono disabili, hanno dei problemi, comunque per cui hanno bisogno di qualcuno che si prenda cura di loro. C'è tutta la questione intorno ai vaccini, quindi i disabili che hanno avuto giustamente la precedenza su molti altri per essere vaccinati, ma questi caregiver, insomma, queste persone che sono importantissime che non si ammalino per il bene soprattutto dei propri cari, invece spesso e volentieri non hanno questa opportunità, nonostante in teoria i protocolli dovrebbero gestire in maniera similare al disabile anche al caregiver, ma invece spesso e volentieri non succede questo. Ed è quello che è successo, ad esempio, proprio a te, Sabrina, giusto? No, 7, Piera 7. Eccoci, scusa Sabrina, ti sentivo bene, dimmi pure. Sì, allora ringrazio di avermi invitato e di darmi l'opportunità di parlare. Praticamente è successo che il 9 aprile hanno dato accesso, no, alla prenotazione dei vaccini per i disabili. Per cui io il 9 aprile alle 5 di mattina, forse anche prima, generalmente mi alzo comunque a quell'ora, mi sono messa davanti al portale, ho detto così faccio la prenotazione subito, ho detto Ok. così mi tiro via subito il pensiero. Inserisco tutti i dati di Davide e la sua prenotazione non viene effettuata. Compare la scritta dicendo che non rientra nelle categorie per le quali hanno aperto le vaccinazioni e la prenotazione delle vaccinazioni. Praticamente non Ricordiamo risulta appunto che invalido. tuo marito Sabrina, ricordiamo che sulla sedia a rotelle ormai da un bel po' di anni, ahimè, Sì, dal dal 2007. 2007, Sì. percepisce la famosa legge 104, cioè anche, quindi a tutti gli effetti è riconosciuto disabile, ma secondo il portale non veniva riconosciuto, appunto, ma non finisce No. qui. No. Al che comincio, chiamo il numero verde mi risponde ovviamente dopo un tot di chiamate e mi dice che c'è sicuramente qualcosa di errato, per cui o la tessera sanitaria non è intestata a lui o è scaduta o comunque lui dice non risulta disabile, non so cosa fare, lui ha detto provate a sentire il medico. Chiamo il nostro medico di competenza, il quale dice: Ma come? Cioè, è invalido a tutti gli effetti, ha una 104, per cui agli occhi dell'INPS è riconosciuto come tale, ma anche della Regione Lombardia, perché comunque il sistema sanitario nazionale ce l'ha nella categoria invalidi al 100%. Chiamo anche, non so se hai sentito che ci sono anche questi vax manager adesso all'interno delle associazioni, Sì. no, territoriali e no, ovviamente non risponde in quei giorni lì perché probabilmente è preso d'assalto, mando una mail alla quale hanno risposto dopo qualche giorno, insomma, la dottoressa ha dovuto mandare i dati di Davide e tra virgolette far forzare la piattaforma per inserire lui come invalido. Ok. Per cui dopo qualche giorno, tipo il 12 aprile, si è riusciti a fare la prenotazione per lui.
per cui prenotato il suo vaccino, si sarebbe dovuta aprire una schermata per poter prenotare contestualmente anche il mio. Ok. Ma la cosa la non è successa, non perché avendo dovuto forzare, avendo inserito i suoi dati, non sono stati inseriti, non mi è stata data la possibilità di inserire la mia tessera sanitaria, okay, per cui la mia certificazione come caregiver per poter beneficiare anche io di questo vaccino. Dopo qualche giorno, per cui il 16 aprile, aprono le vaccinazioni, le prenotazioni per i caregiver, ma ovviamente il mio dubbio è stato: ma se non esiste una lista di caregiver, dove la vanno a prendere? Come possibile prenotarsi? Cioè, se io mi metto il mio nome, Schillaci Sabrina, questi come fanno a sapere? Cioè, difatti io ho inserito, ho detto magari se hai qualche miracolo della, cioè che ne so, qualche cosa, inserisco, ovviamente non funziona. Nel frattempo Davide riceve un messaggio dalla Dani Guarda che gli dice: guarda, c'è la possibilità di vaccinarti qui da noi. Oh. E questa cosa è successa settimana scorsa, gli è arrivato il lunedì, si è prenotato il mercoledì. Io stessa gli ho detto: facciamolo Dani Guarda, perché c'è scritto, e sono andata a verificare anche adesso, che contestualmente alla sua vaccinazione Sabrina, sarebbe venuta. Mi confermi che tu al lunedì 26 aprile hai controllato questa mattina e c'era ancora scritto? Sì, allora c'è ancora scritto, è un è una comunicazione che hanno scritto il 9 aprile. Ok, però c'è, però scritto, c'è. Però è pubblicata, sì. Ok. Allora ho detto: vabbè, allora andiamo lì a Niguarda, così ci togliamo il pensiero, lo facciamo tutte e due, visto e considerato che non ho la possibilità di prenotarmi io personalmente, per cui andiamo a Niguarda, andiamo allo sportello e dico: siamo qua per la vaccinazione. Io vado lì con l'autocertificazione compilata che attesta che io sono convivente e caregiver. E vado allo sportello e gli dico alla ragazza: voglio prenotarmi anch'io. E questa qui mi dice: no, guardi, non è possibile. Lei consegna l'autocertificazione a chi vaccinerà suo marito e poi verrà chiamata. E io gli dico: mi scusi, ma c'è scritto che contestualmente la vaccinazione della persona fragile viene fatta, effettuata anche quella per il caregiver. La ragazza allo sportello mi dice: è vero, c'è scritto, ma non lo facciamo. Ah, non male. Cioè, tu puoi immaginare una risposta del genere come è stato il mio stato d'animo. E no, infatti, cioè, quale può essere la mia reazione? Già tanto che sei qua a contarcelo, non ti hanno arrestato perché gli hai sfondato mezzo ospedale, mi viene da dire. Cioè, non è facile. Anche cioè, perché quando... Spieghiamo bene, Sabrina, qual è l'importanza nel... Cioè, non è un capriccio di chi dice: la voglio fare prima degli altri perché tanto va bene, cioè, salto la fila. Cioè, spieghiamo perché è importante... Posso usare anche... Forse perché è più importante per il caregiver che per il disabile stesso. Sì, 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 sì. Beh, considera che Davide si alza dal letto perché sono io che lo tiro su. Ecco. Già questo vi fa capire cosa potrebbe succedere se Sabrina invece si ammala e non può più tirare su dal letto il proprio marito, che vaccinato sta benissimo ma non può alzarsi dal letto. Appunto. Sabrina, questa è la situazione che so. Un'altra cosa che tengo appunto a precisare è che il caregiver cura il proprio convivente familiare disabile in forma totalmente gratuita. Per cui se io dovessi ammalarmi, capisci bene che io devo assumere e pagare una persona che faccia il mio lavoro. Cioè, per cui questa situazione, oltretutto Sabrina, è una situazione che, da quanto so, poi voi vi sentite anche tra di voi, non è successa solo a te, oltretutto. No, assolutamente è una situazione molto ricorrente. Difatti io poi, vabbè, avendo scritto, manifestato la mia perplessità e le mie arrabbiature sui social, sono stata contattata da diverse persone che hanno avuto la mia stessa problematica. Allora, abbiamo scoperto che il problema sul discorso disabili è avvenuto perché chi è disabile da prima del 2010 non è inserito nel database dell'INPS. Cioè, praticamente è su un cartaceo, forse su dei okay. fogli, che ne sono, dei block note. Ci sarà un grande libro dei disabili del 2010, cioè ci immaginiamo questo, sì, ecco, come fosse il Signore degli Anelli, un grande libro dove loro vanno a cercare il nome. Ok, benissimo. Sì, di fatto. Beh, non male, della regione più smart d'Italia, no? Speed, smart,
e tutte queste belle parole, e poi dopo si scopre che chi è disabile prima del 2010 non viene registrato dal portale, va bene. Poi cos'altro hai scoperto, Sabrina? Percependo l'accompagnamento, per cui è Meraviglioso. quello, hai capito? Loro hanno tutti i dati, cioè le cose, è lì che non si capisce, per cui c'è qualche cosa, no, che non funziona. Mi Ma viene da poi dire non che c'è qualcuno funziona che tutti i neanche, cioè. mesi, Sabrina, vuol dire che c'è qualcuno che tutti i mesi va a vedere sul librone e compila gli assegni a mano, molto probabilmente, i bollettini fa. Probabilmente spunta, sì, siamo a questi livelli, cioè, ma Come ti siamo rendi messi poi conto? adesso, Sabrina? Tu sono anche preoccupato per te, nel senso, cioè come sei messa? Sei riuscita finalmente a prenotare? Come... Allora, tornando a casa, appunto arrabbiatissima per questa situazione, ma non potevo neanche prendermela con gli operatori, cioè, i quali mi hanno risposto: non abbiamo vaccini a sufficienza, vi chiameremo. Per cui, vabbè, tornando a casa, ho annullato la vecchia prenotazione di Davide che aveva qui per Besana Brianza, quella che appunto poi abbiamo sostituito con Niguarda, perché abbiamo detto: Niguarda funziona così, per cui andiamo, che ci vacciniamo tutte e due. Ho cancellato la sua e sono riuscita a inserirmi al suo posto. Ah. Il 3 maggio io dovrei vaccinarmi qui a Besana. Io uso il condizionale perché ovviamente finché non mi hanno fatto, finché non c'ho il segno sul braccio, il foglio timbrato, non lo do per certo, dovrei vaccinarmi come caregiver. Allora, sicuramente ci risentiamo il 4 maggio, il 3 maggio appena dopo, così se proprio viene la febbre, così ti lasciamo stare. Ma appena hai fatto ci fai sapere com'è andata, ma soprattutto Sabrina, sei un po' le nostre orecchie e i nostri occhi su altre situazioni del genere, cioè se senti altre situazioni del genere facci sapere perché davvero è inaudito che ormai al 26 di aprile ci siano ancora appunto caregiver, gente che ha bisogno di questo vaccino. Proprio è un bisogno reale, a tutti gli effetti per far sì che i propri cari stiano bene. E insomma, speriamo davvero che qualcosa si possa smuovere. So che tu, insomma, lo stai urlando da un po' di giorni e la tua voce, nonostante sappiamo che sei piccolina, ma insomma, la voce arriva molto, molto lontana Fa quando la fai sentire. sentire. Sì, no, anche perché comunque, insomma, tutti il personale che lavora nell'RSA è stato vaccinato da parecchio tempo proprio per questo motivo, per cui non si spiega Molto perché chi invece lo fa al proprio domicilio non venga considerato. Io la trovo un'assurdità, un assurdo paradosso, perché siete questa paragonabili, siete proprio la situazione. stessa identica cosa, quindi super, siete, Difatti. potete essere proprio paragonabili invece no. Sabrina, auguri davvero, speriamo di risentirci Grazie con belle mille. notizie per tutti i caregiver comunque della Lombardia, va bene? Difatti, che hanno bisogno di tante voci. Dai. Grazie mille. Grazie mille a te Grazie Sabrina, ancora grazie io. mille davvero, grazie mille a Sabrina Schillaci, tra parentesi continuate, seguite e cercate a Sabrina Schillaci perché vabbè, adesso non abbiamo tempo ma nelle prossime settimane magari la risentiremo perché so che sta preparando uno dei suoi viaggi in bicicletta, in giro per l'Italia, insomma queste cose bellissime che fa lei proprio per accendere sempre i riflettori sul mondo della disabilità con cui lei davvero si dà tanto tanto da fare, ma insomma ne vedremo le prossime settimane. Invece, come dicevo, è lunedì si parla di calcio, lo facciamo e chiedo scusa se siamo in ritardo, ma credo che abbia capito l'importanza anche del tema. Sto parlando appunto di Mattia Del Giudice che è collegato con noi di Cartellino Rosa. Buongiorno Mattia. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti quanti. Allora, scusaci appunto, diciamo, per il ritardo e chiedo scusa anche agli ospiti che abbiamo sotto, ma avremo tempo per tutti, ma insomma il tema era troppo importante per lasciarlo in disparte. Come è stata il weekend appena passato? Non c'è stato campionato, c'è stata la Coppa Italia, ma io lascio la parola a te, Mattia. Esattamente, il campionato tornerà settimana prossima, poi ne parleremo, ma questo è stato il weekend del ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Se ben ricordi, l'andata si è giocata addirittura quasi un mese fa, quindi finalmente tornate, si sanno i nomi delle due finaliste. Il primo è quello della Roma, che è un po' a sorpresa, elimina la Juventus, anche se sappiamo tutti il valore della squadra giallorossa di quest'anno, di questo 2021, dove sta facendo davvero grandi cose. Perde sì 3-2 con le Infatti, bianconere, ma perché per la tu differenza dici che reti. vince, passa la Roma, ma io vedo che la grafica dice che vince la Juve. Perché? Per semplicemente la regola del gol in trasferta, perché all'andata la Roma vinse 2-1 in casa, è riuscita a segnare due gol in trasferta alla Juventus e quindi per via di questa regola riesce a passare in finale per la prima volta nella sua storia, anche se
anche c'è stato questo piccolo siparietto delle telecroniste che non si era ricordata di questa regola, e quindi c'è stata un po' di confusione generale, però le giallorosse approdano in finale meritatamente, secondo me, di una partita comunque molto bella, perché la Juve era andata in vantaggio, la Roma è riuscita a ribaltare la partita sul 2-1, poi negli ultimi 10 minuti la Juventus ha segnato altri 2 gol e ne bastava un altro per passare, ma non è riuscita a segnarlo. E invece c'è stato il derby. Come è finito il derby e chi va in finale a questo punto? Esattamente, perché l'Inter aveva vinto la partita di andata 2-1, se ben ricordi, la prima volta, la prima vittoria della squadra nerazzurra nel derby in rosa, ma questa volta il Milan si è imposto per 4-2, qualificandosi anche come la Roma per la prima volta in finale, quindi sarà una finale di Coppa Italia molto inedita. È stato davvero un derby bellissimo, il primo tempo è stato dominato oggettivamente dal Milan, c'è stata la doppietta di Vero Bochete, che si è sbloccata finalmente anche in rosso-nero. Poi nella ripresa Marinelli ha segnato il gol che ha un po' riaperto le speranze nerazzurre, ma poi l'inglese Natasha Daoui, anche lei in doppietta sabato scorso, ha portato le cose in discesa per il Milan ed è stato inutile il gol finale di Caroline Møller Hansen. Quindi sarà una finale con anche un po' di Milano, finalmente. Quindi finale Roma contro Milan, che sarà quando si giocherà la finale di Coppa Italia? Non è come il maschile, quindi ancora la federazione non ha detto nulla, non ci sono ancora le date precise. Io immagino un 30 maggio a fine campionato, anche se io spero, perché secondo me sarebbe stupido non farlo, giocare dopo il 1 giugno, quando si riapriranno gli stadi a una percentuale di pubblico, quindi sarebbe bello finire anche la stagione calcistica. È partita singola o andata e ritorno? Come funziona? No, è partita singola, per questo dico, quindi si può approfittare per organizzare un'ultima grande giornata al femminile per chiudere la stagione italiana. Perfetto. Invece torniamo allora al campionato, dove prossima giornata avremo già l'anticipo di finale di Coppa Italia, però giusto poi? Esattamente, anche se nel campionato la Roma è ben indietro per riuscire a recuperare il Milan, ci sarà Roma-Milan il prossimo sabato alle ore 15, sarà davvero un bellissimo match. Io credo che se il Milan dovesse riuscire a strappare anche solo un pareggio in questa partita, il discorso Champions sarà chiuso, perché è la partita più difficile insieme alla trasferta col Sassuolo che aspetta alle rossoneri in queste ultime 4 giornate, quindi una vittoria probabilmente significherebbe qualificazione non matematica ma quasi. Poi bisogna vedere anche se il Sassuolo sarà in grado di vincere a Verona, che comunque è una squadra ostica con un'ottima difesa. Invece per l'Inter una partita più semplice? Per l'Inter sì, una partita più semplice, perché comunque gioca in casa contro l'Empoli, che comunque è una squadra super agguerrita, però entrambe le squadre non hanno grandi obiettivi da raggiungere in questo finale di stagione. Diciamo che si giocherà molto per l'orgoglio e per la maglia, quindi l'Inter dovrà essere bravo comunque a fare il risultato per comunque cercare di guadagnare qualche posizione in più in classifica in questo finale di stagione, magari non arrivare nella parte destra a cui ci è abituati. Perfetto, allora Mattia, io davvero ti ringrazio tantissimo, ricordaci dove possiamo trovare tutte le indicazioni sul calcio femminile, tutte le informazioni, le notizie anzi che seguite giornalmente sul calcio femminile. Siamo su Cartellino Rosa, appunto, siamo su Facebook, su Instagram, c'è il nostro blog, il nostro sito da cui poi esce tutti i lunedì il nostro gazzettino in rosa dedicato a tutto il calcio femminile dalla Serie A ma anche fino all'eccellenza, adesso che finalmente è partito anche questo campionato. E allora mai chissà che verso il finale di campionato cominceremo anche a parlare degli altri campionati, visto che insomma fra 4 giornate la Serie A finisce, gli altri campionati andranno avanti ancora un po' invece, credo, perché sono partiti più tardi, giusto? Come? Gli altri campionati andranno avanti un po' di più invece, forse, perché sono partiti dopo. Esattamente, la Serie C e l'eccellenza finiranno a fine giugno addirittura. E allora magari chissà che andremo a seguire un po' le lombarde, le provinciali di Milano in giro per gli altri campionati, una volta che Milan e Inter avranno portato a casa i loro risultati. Devo dire che per quello che sta succedendo adesso, niente male l'annata del Milan quest'anno. Assolutamente, perché comunque la qualificazione in Champions ormai è un passo matematico, in più una finale di Coppa Italia dove puoi assolutamente vincere il tuo primo trofeo per quanto riguarda il mondo del calcio femminile, quindi è un'ottima stagione per le ragazze di Maurizio Ganzi. Ok, allora poi facciamo un po', incrociamo le dita che anche l'Inter possa magari migliorare la prossima stagione, così da vedere le nostre milanesi sempre ben alte nelle classifiche. Mattia, grazie mille davvero, seguite Cartellino Rosa e ringrazio tutta la tua squadra. Grazie a te Fabio, buona giornata a tutti. Grazie mille a Mattia del Giudice e Cartellino Rosa. Piccola pausa con le foche parlanti, come sempre, per darci un attimo di respiro e poi entriamo nel vivo della nostra puntata. Oggi è il turno di Acelia Jonak. Natura è ciò che vediamo,
la collina, il meriggio, lo scoiattolo, l'eclissi, il calabrone. Ma no, la natura è il cielo. Natura è ciò che sentiamo, l'uccellino, il mare, il tuono, il grillo. Ma no, la natura è armonia. Natura è ciò che conosciamo, ma non possiamo esprimere. La nostra saggezza è impotente di fronte alla sua semplicità. Queste sono le foche parlanti, a Celia Jonak, le incursioni poetiche appunto delle foche parlanti. Entriamo però appunto nel vivo, nel vero tema della puntata di oggi. Parliamo di giovani, quel mondo, no? Che noi adulti sempre che ci riempiamo la parola di questa, ci riempiamo la bocca di questa parola, ma insomma non è un mondo semplice da cui parlarne se non semplicemente facendo una cosa, facendo parlare loro. E allora ho voluto fare questo, invitare due di questi giovani perché sono quelli di Generazione Milano. Buongiorno a Gaia Romani e Federico Bottelli, buongiorno. Ciao Fabio, buongiorno, grazie mille dell'invito. Ma sì, ciao Fabio, buongiorno a tutti. Ditemi se sbaglio, non c'è cosa peggiore che cercare di parlare dei giovani. L'unica cosa da fare è farli parlare questi giovani, che tanto qualcosa da dire di intelligente ce l'avrete sicuro. Ad esempio, raccontarci cos'è Generazione Milano. Assolutamente. Allora, Generazione Milano è una piattaforma che nasce chiaramente tramite degli eventi online, perché purtroppo per adesso è solo così che possiamo trovarci, con l'obiettivo di far scrivere ai giovani che vivono la città di Milano perché ci studiano, perché ci lavorano, perché ci sono nati, insomma per qualunque tipo di motivo diverso, che vogliono bene a Milano e che vogliono scrivere un programma generazionale per le elezioni nel 2021. Lo sappiamo, ci sono dei giovani che si candidano, è vero, ma non ci sono veri e propri programmi generazionali. Questo è l'obiettivo con cui nasce Generazione Milano. Perché è importante, adesso faccio l'anziano ovviamente oggi io, perché è importante invece fare un programma generazionale? Cosa c'avete di diverso dagli altri cittadini? Non siete cittadini come me? Solo perché sono più vecchio? Qual è la differenza? Allora, è stata un attimo la comunicazione, ditemi quando mi sentite. Mi sentite adesso? Adesso okay. Ti sentiamo. Dicevo appunto, perché fare un programma generazionale? Qual è la differenza? Cioè, io non siamo cittadini uguali, non siamo tutti cittadini della stessa città, perché è importante fare un programma generazionale? Ti rispondo io. Ma Fabio, secondo me Milano ha fatto enormi passi avanti sulle politiche giovanili per i giovani, però non è ancora abbastanza. Milano non è ancora una città per giovani. Noi abbiamo fatto una cosa interessante in Generazione Milano. Abbiamo costruito 8 tavoli di lavoro, non sui soliti temi banali e noiosi, l'ambiente, l'educazione, l'urbanistica, ma partendo dalle esigenze. Okay. Perché noi giovani abbiamo delle esigenze, penso all'indipendenza economica, al modo in cui gli studenti vivono la città, alla lotta contro le discriminazioni di ogni tipo. E ti dico un'altra cosa, a noi non basta essere ascoltati, siamo anche un po' stanchi, stufi di, lo dico a tutti, alle parti politiche più vicine a noi, più con i nostri stessi valori, ma in generale a tutta la politica. Basta ascoltare i giovani solo per doverli ascoltare. Noi vogliamo partecipare, contribuire alle decisioni della città e essere in gioco e parte in causa di quelle scelte, perché il futuro, ma anche il presente della città è soprattutto nostro e delle nuove generazioni. Hai detto una cosa molto interessante, Federico. Hai detto Milano non è una città per giovani. Nonostante i numeri, io adesso non so bene quanti, ma ci sono centinaia di migliaia, ad esempio, di studenti universitari, centinaia di migliaia di studenti delle superiori, quindi insomma la popolazione giovanile a Milano esiste, è piena di fuori sede. Appunto, voglio capire appunto quello che intendevi tu, nel senso, pensiamo, no, che ci siano migliaia di spazi ricreativi, migliaia di discoteche, in modo che voi giovani abbiate tutto quello che volete. Evidentemente allora forse non è quello che volete, mi viene da dire, giusto? Non è così, sicuramente Milano, diciamo, è una città a due velocità. La Milano dei grandi investimenti, delle grandi rigenerazioni urbane, pensiamo agli scali ferroviari, a Piazza d'Armi, all'area stadio, è la Milano internazionale dei grandi eventi, ma poi si perde nelle piccole cose e c'è il rischio di lasciare indietro le persone più in difficoltà,
nei quartieri popolari e non solo, ma anche i giovani. Noi credo che abbiamo una visione più genuina dal nostro punto di vista, da giovani studenti universitari delle scuole delle superiori, e possiamo dare il nostro contributo nel costruire una città diversa. Faccio un unico esempio su un tema a me caro, che è quello della mobilità. La sindaca di Parigi ha dichiarato che entro il 2024 Parigi sarà una città al 100% ciclabile. Perché Milano non può avere la stessa forza di Parigi e dire che entro il 2024 anche a Milano ci sarà una rete di infrastrutture ciclabili, per cui si cambia un po' la modalità di utilizzo in cui ci si sposta in città, favorendo la mobilità sostenibile e quindi, diciamo, giovando nella qualità della vita tutti noi, abbattendo l'inquinamento ambientale e quant'altro. Ecco, sul Generazione Milano, che è un portale vero e proprio, voi appunto state raccogliendo dei temi, cioè sono dei temi caldi, veri e propri, di richieste da parte delle giovani generazioni. Tra parentesi, interessante perché avete allargato molto però questo giovane generazione, dai 14 ai 30 anni, giusto, se ho capito bene? Assolutamente sì, questo per vari motivi. Ci sono dei temi a cui Federico faceva prima riferimento, che sono veramente trasversali. Ti faccio un altro paio di esempi. Il tema della disabilità, di cui invece mi occupo io, a Milano non ci sono centri diurni per disabili adolescenti. Non esistono, e ne esistono 4 o 5 per bambini. Noi chiaramente ce ne siamo accorti perché volevamo organizzare delle attività di incontro tra studenti delle scuole superiori e associazioni o centri che si occupassero e lavorassero con adolescenti con disabilità, e questo non è stato possibile perché ci siamo accorti che non esistevano. Quindi noi abbiamo allargato molto, perché questo è un tema che per esempio riguarda i ragazzi, diciamo, dalle medie fino ai 25 anni circa. Ma prendiamo anche il tema degli affitti. Il tema degli affitti è un tema che riguarda sia gli studenti universitari fuori sede, che a 18-19 anni decidono di trasferirsi a Milano per avere più opportunità di studio, di vita e di lavoro, ma è un tema che continua a riguardare anche chi ha 25 o 28 anni, cerca magari di crearsi una casa più grande, oppure vuole farsi un mutuo, oppure decide di crearsi una famiglia e si domanda se ne valga veramente la pena rimanere a Milano oppure no. Tu hai detto una cosa giustissima: a Milano i giovani sono tanti, sì, ma si sta andando nella direzione di costruire una città che davvero vada incontro alle loro esigenze? Secondo noi no, e questo è la questione centrale, quella della rappresentanza. Okay. Pensiamo al periodo adesso della DAD, del Covid. Qualcuno ha raccolto i rappresentanti degli istituti e dei licei, delle scuole milanesi, e ha chiesto loro: ma voi che cosa vorreste? Come vorreste vivere la scuola? Che cos'è che in questo momento vi manca? Quali sono le vostre esigenze? Nessuno dialoga veramente con loro, e quindi noi abbiamo creato uno spazio che avesse l'ambizione di poterlo fare. Poi chiaramente, come diceva Fede, non vogliamo limitarci all'ascolto, ma chiaramente questo è un programma elettorale che vuole portare all'affermazione di molti ragazzi nelle istituzioni, che poi possano effettivamente lavorare per cambiare le cose. Quindi, diciamo, vorremmo poi concretizzare queste proposte. Che cosa manca, Gaia, secondo te, ma anche chiedo anche a Federico, cioè è la fiducia da parte delle istituzioni verso i giovani o è la paura delle istituzioni verso i giovani? Allora, io credo che da un lato sia il fatto che sia difficile prendere sul serio i giovani, un po' di supponenza mi verrebbe da dire, cioè la convinzione di sapere se chi è più grande sa sempre di che cosa hanno bisogno gli altri, no? Perché sono già stati giovani. Ma in realtà siamo in un mondo che cambia talmente velocemente che non basta aver avuto la nostra età per capire di che cosa oggi noi davvero abbiamo bisogno. Quindi credo che sia un po' questo che manca, perché alcune cose devi davvero viverle. Altro esempio concreto, il tema della salute mentale. Cioè, essere oggi un giovane che cresce e cerca di avere una speranza in un futuro in un paese che già ha scarse prospettive di crescita, dopo quest'anno qui, o per esempio essere un adolescente di 16-17 anni, la cui identità si sta formando e che ha bisogno dell'incontro e del confronto con gli altri, essere chiuso in casa in questo momento ha degli effetti devastanti sulla crescita. Allora, ci stiamo interrogando
è importantissimo pensare ai genitori, è importantissimo pensare alle attività commerciali, tutto ciò è fondamentale. Ma se i giovani non sono nelle istituzioni, è difficile prendere davvero sul serio le loro esigenze, e anche questo tema è stato lasciato un po' da alcuni sondaggi, da alcune interviste di esperti del settore. Ecco, perché appunto quello che mi dici, no? La rappresentanza dei giovani nelle istituzioni, verrebbe da pensare, ma ai giovani non è mai fregato niente, ai giovani la politica non interessa, invece voi mi state completamente ribaltando la prospettiva di questa cosa. Assolutamente. Noi abbiamo avuto una partecipazione incredibile, quasi inaspettata, e siamo molto contenti. Io ho controllato stamattina, abbiamo più di 350 adesioni al forum online sul sito generazionemilano.it. Abbiamo fatto una plenaria di domenica pomeriggio, il 18 aprile, con più di 250 ragazze e ragazze collegate contemporaneamente. Quindi forse non è come ci descrivono, forse la voglia di partecipazione, di dare proprio contributo, c'è. Bisogna trovare le forme, i contenitori adeguati e incanalare in percorsi positivi. Avete parlato un po' di alcuni temi, ditemi qualche altro tema proprio che avete visto essere a cuore dei ragazzi e delle ragazze milanesi? Io direi sostenibilità è un po' la parola chiave che riesce a tenere insieme diversi aspetti e ambiti. Sostenibilità ambientale, ad esempio, e il nostro programma è di politiche giovanili, quindi generazionale, pensiamo alla movida, quindi ai navigli. Adesso anche in questi giorni abbiamo visto insomma, sui giornali quello che sta succedendo. Pensiamo ad esempio a una movida più sostenibile, utilizzando i bicchieri non monouso ma riutilizzabili, magari prevedendo delle scontistiche da parte del Comune di Milano, o banalmente una valorizzazione di quelle attività commerciali che includono la sostenibilità ambientale nella propria organizzazione. Una valorizzazione, un brand dei negozi da parte del Comune di Milano. Questo è ovviamente uno dei tanti esempi che potrei fare. Ovviamente la mobilità, la mobility as a service, quindi un biglietto unico integrato per ATM, penso metropolitane, trasporto pubblico locale di superficie, ma anche bike sharing. Oggi ognuno di noi in tasca ha già mille carte, no? La carta di credito, quella dei trasporti, il tesserino dell'università. Cerchiamo di accorpare, pensare alla mobilità come un servizio unico, integrato. Poi se le istituzioni facessero il loro lavoro e dovere, penso anche a una possibilità di integrare il trasporto pubblico milanese con quello lombardo, e quindi tessera unica anche per i trasporti. Federico, ti vedo bello critico verso le istituzioni attuali, però. Ma è anche un po' il nostro ruolo di giovani, io credo che se non c'è qualcuno che tira e sprona, poi ci si siede un po' sugli allori. Io non voglio, diciamo, mettere ombra o non sottolineare gli aspetti positivi che ci sono stati, perché sono oggettivi, soprattutto a Milano, nonostante l'anno drammatico e terribile soprattutto per la nostra generazione. Però è anche un po' il nostro ruolo, credo. Cioè, siamo qui meglio. Giustamente dici, non è che le cose belle devono però poi non far vedere le cose che bisogna fare per forza, perché insomma, da quanto ho capito, una cosa che state chiedendo ed è molto interessante, anche queste cose vanno fatte, e vanno fatte adesso, cioè non è che vogliamo chiedervele e chissà quando andranno fatte, queste cose vanno fatte, non le stiamo neanche chiedendo, le vogliamo fare adesso, le vogliamo fare, anzi, perché volete essere voi in primis a fare, no? Assolutamente. Ti faccio un altro esempio, Fabio, di un tema che chiedono i giovani a gran voce, che è quello degli spazi. Tu prima l'hai citato, cioè spazi sia per lo studio. In altre città, ti faccio un esempio come quella di Maastricht che io ho visitato, lì ci sono spazi dedicati ai giovani dove loro possono sia aggregarsi per chiacchierare, sia prenotare sale per studio o per lavoro, solo con la tessera universitaria. Sono spazi completamente ecosostenibili e sono veri e propri luoghi di aggregazione. I giovani oggi hanno bisogno dell'uno e dell'altro, sia di luoghi di aggregazione dedicati a loro, che non siano soltanto
concentrati, diciamo, verso le zone più vicine al centro della città, ma anche spazi per studiare, perché i posti nelle biblioteche, si sa, finiscono sempre molto in fretta e vanno forse anche un pochino ripensati, ecco, magari degli spazi in cui non si possa solo studiare, ma che possano essere affittati a prezzi calmierati per attività ludiche, culturali, politiche, perché no? Quindi noi stiamo cercando di dare voce a queste esigenze e, come dici tu, di farlo adesso, perché anche qui quando si parla degli spazi, ma gli spazi sono la cosa più difficile. Sì, ma sono 20 anni, 30 anni, 40 anni che c'è una mancanza di luoghi aggregativi per gli spazi giovani, e sono 30, 40 anni che ci diciamo che a Milano ci sono troppi stabili vuoti. Allora noi vogliamo essere un po' critici, nel senso che vogliamo portare un po' di energia polemica, sì, vero, ma anche costruttiva, per cercare di dare un po' una scherzata a questi grandi temi che rimangono sempre un po', insomma, sulla carta e che poi nessuno mai riesce davvero a scardinare. Vabbè, quello infatti del portare, come dicevi tu, energia critica ma costruttiva è molto interessante, infatti, perché non mi vedo chiedere chissà cosa o chiedere la luna, ma chiedere semplicemente le cose che sono spesso e volentieri già state dette, ma poi ogni tanto ci si perde nei meandri del non si sa cosa. Voi giustamente dite no, basta perdersi, le vogliamo adesso, subito, qui, perché ci siamo anche noi di mezzo e le facciamo insieme. È molto interessante, Fabio, questo, dimmi tutto. Se posso, un altro elemento molto interessante che si lega a questo è che noi chiediamo delle cose che possono sembrare anche molto ambiziose, ma in questi 5 anni abbiamo acquisito competenze e conoscenze territoriali, per cui vogliamo costruire delle proposte che siano anche fattibili, concrete, non solo bei sogni e belle parole, ma con le nostre competenze da consigliere di municipio acquisito in questi anni, le proposte sono attuabili adesso. Ma poi io credo che a Milano sia tutto possibile, insomma, siamo la città delle 4 metropolitane, dell'Expo quando nessuno ci credeva, insomma, quindi alla fine le cose, se si vogliono fare, si fanno in questa città, quindi insomma, io vi do tutto in bocca al lupo che posso darvi, anzi, ma più che il mio bocca al lupo, è importante dire dove si può venire per anche dare una mano, nel senso aiutare questo sviluppo di questo programma, cioè sulla vostra piattaforma, come funziona? Tutte le informazioni si trovano sul sito www.generazionemilano.it. In 5 secondi basta una mail, ci si iscrive e si riceveranno tutte le informazioni per i prossimi appuntamenti. Ci sarà un... quando è che, cioè, alla fine poi presenterete, credo, un programma, giusto, verso... Beh, la data delle elezioni è ancora un po' aleatoria, però più o meno... Sì, allora il 9 maggio daremo una prima restituzione, okay, già con alcune proposte concrete da ciascun tavolo. Poi ovviamente sarà il compito nostro, anche di amministratori che fanno parte di questa rete, di provare a trasformare queste proposte, che già comunque sono molto pragmatiche, verificarne la fattibilità, sistemarle. Però diciamo che dal 9 maggio ci sarà sicuramente già una prima impalcatura e poi probabilmente ci metteremo un mese per ultimare il programma definitivo, che comunque, ripetiamo, continuerà fino a settembre a rimanere aperto e quindi tutti i contributi sono ben accetti in qualsiasi momento. Perfetto. E l'idea di questa seconda fase è poi di tornare sul territorio una volta che ci siamo chiusi nelle stanze online e di avere una restituzione più concreta e territoriale, sperando anche di poter fare qualche incontro dal vivo con associazioni e chi vive e lavora sul territorio tutti i giorni, in modo tale poi da arrivare a settembre con un programma completo al 100%. Chiarissimo, allora io davvero vi ringrazio tantissimo, fate i complimenti a tutta la squadra di Generazione Milano e a questo punto poi ci risentiamo il 9 maggio per sapere bene cosa, data anche simbolica, no? Una bella canzone di Liberato diceva 9 maggio non ti scorda, esatto. E quindi giustamente non vi scordate di noi, ne parliamo allora poi di nuovo e sono molto molto curioso di vedere che cosa ne uscirà. Volentieri, grazie. Assolutamente, grazie, un abbraccio a tutta la redazione e agli ascoltatori, ciao. Grazie buona mille. Giornata e buon lavoro. Grazie mille a Gaia Romani e Federico Bottelli, grazie mille e buon lavoro a voi, grazie mille davvero. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, siamo stati un po' lunghi oggi, ma la puntata era piena di ospiti, spero graditi, e quindi io non resta nient'altro che fare che ringraziarvi e darvi buona continuazione con la nostra programmazione. Noi ci vediamo come sempre mercoledì alle 12.30 qui per un'altra puntata e domani sera alle 19.30 Municipio X insieme a Francesca Cutrone. Grazie mille, arrivederci, a presto. We'll be right back.